Radio Radicale, siamo con Giorgia Meloni, leader di Fratelli Italia, per commentare la decisione del Presidente della Repubblica Mattarella per dare un mandato esplorativo vincolato e a tempo alla Casellati. Allora, che tipo di valutazione può fare sulla decisione del Presidente della Repubblica? Ovviamente ci fidiamo delle sue valutazioni, siamo a disposizione per dare una mano, l'abbiamo già detto anche alla Presidente Casellati, che incontreremo nelle prossime ore, alla quale porteremo soprattutto le proposte di programma che per noi sono irrinunciabili per la composizione del quadro, insomma, sperando che altri, che non siamo noi, ci diano una mano a essere più ragionevoli. Ecco, un tentativo del genere avrebbe bisogno di più tempo o il tempo che è stato dato è giusto? Queste sono valutazioni che rimando al Presidente della Repubblica, insomma, avrà fatto le sue valutazioni. Noi lavoreremo nei tempi che ci sono stati dati. Ecco, per quanto riguarda questa possibilità, molti retroscena ci sono stati in queste ore. Si è detto che se dovesse fallire questo tentativo ci potrebbe essere una possibilità anche per il Presidente della Camera, Fico. Lei che cosa può dire su questo? Che anche su questo valuteremo in tema di, diciamo, esplorazione, quello che intende fare il Presidente della Repubblica, se intenderà, diciamo, incaricare il Presidente della Camera. Spiegheremo al Presidente della Camera come la pensiamo, e noi la pensiamo sempre alla stessa maniera. Se si vuole fare una cosa innovativa bisogna costituire un governo che parta dal centrodestra, perché il centrodestra ha vinto le elezioni. Tutte le altre ipotesi sono ipotesi che tradiscono ancora una volta il mandato dei cittadini. Ecco, non teme che se ci fosse questo fallimento si potrebbe arrivare anche al rischio di un governo del Presidente? Lei le intravede questo timore e Gentiloni potrebbe ritornare qui alle Camere nel caso fallissero tutti i tentativi per un governo a tempo balneare? No, è un'ipotesi che non prendo in considerazione, quella di tenerci Gentiloni. Gentiloni è l'esponente di un governo, di un partito che alle elezioni è arrivato ultimo. Quindi non mi pare proprio che possano loro formare il governo. La ringrazio molto, ringrazio Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia.